Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Allora, ho da dirvi una bellissima cosa. C'è la tacchina che si sta fermando, quindi vuole covare. Per cui cosa faremo oggi? Andremo all'interno del pollaio, prenderemo le uova e le andremo a mettere sotto alla tacchina. Mi farò dare qualche beccata sulle mani perché lei cercherà di difendere il suo nido, però nessun problema. Ah, mi presento, sono Alexander Russo e faccio il contadino, questo per chi non mi conosce. Ok, e cos'altro vi volevo dire? Adesso le andremo a prendere, qui ho questi giovani pollastrini e adesso attaccheremo il flash perché all'interno è buio, per cui buona visione. Allora, ecco qua la tacchina, come vedete già addrizza il pelo. Prenderemo un po' di uova. Non sono pure queste uova, nel senso che avete visto? Ai, fa la brava. No, non le spaccare. Ecco, brava, mettitele sotto. Bravissima. Poi prenderemo anche queste. E vi volevo dire, non ne metto tante perché l'anno scorso ha avuto, cioè non è stata una grandissima. Fai da brava. Ah, che boccata. Fa la brava. E non è stata una grandissima chioccia, cioè me li spaccava, insomma, sicuramente qua non va bene, però ho già provato a spostarla, ma lei non si fa spostare, appena la tocco lei si alza dal nido, per cui la lasceremo qui, o la metterò in un cantoncino e ci metterò una sua bacinella con un po' d'acqua e tutto da farla. Adesso cerchiamo di studiare, qualcosa si può studiare, magari la blocchiamo all'interno di, anche qua per esempio, possiamo per dire mettere una rete qua, una rete lì, la chiudiamo qua dentro, ci mettiamo da bere, da mangiare, magari non è disturbata, qualcosa bisogna studiare comunque. Ok, dai, mettiamo le altre uova, queste qui, le abbiamo messe, ora non mi ricordo neanche quante, ma se mai dopo gliene butto massimo 10, non gliene voglio mettere di più perché ve l'ho detto, erco cane, ve l'ho detto, fai la brava. Niente, oh ragazzi, non mi fa male ma mi dà fastidio. Ai, che dolore. Benissimo, allora ragazzi, ai nidi poi come vedete truccioli e paglia. I truccioli sono un pochettino più comodi per loro, sono più morbidi. Cos'altro vi devo dire? Dai ragazzi, se vi è piaciuto questo nido, poi vi terrò aggiornati per quanto riguarda la cova. Adesso in teoria dopo 21 giorni, però sarà qualche giorno in più, dovrebbero nascere. Dai, ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto e vi do appuntamento ai nuovi video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo tale che potete sempre rimanere aggiornati sui nuovi video che faccio. Ciao! Facciamo la foto, questa, per fare la copertina.